Sono sempre di più coloro che lo pensano. Lui l'ha detto chiaro e tondo, parole inequivocabili riprese dall'agenzia ANSA. Il fatto è che lui non è un nemico delle Olimpiadi 2026. Lui è Giovanni Malagò, presidente del CONI e del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Non è il mio mestiere perché io mi devo occupare dell'evento, ma se mi si chiede se tutte le opere di collegamento tra Milano e la Valtellina saranno ultimate nel 2026, ecco, no, non è possibile. Queste le parole di Malagò a margine di un incontro al Salone del Mobile di Milano nei giorni scorsi. Ma se difficilmente i fatti potranno smentire la risposta data dal presidente del CONI, ciò che la rende davvero clamorosa è il fatto di essere arrivata a poche ore dal convegno di venerdì a Ponte, Milano Cortina 2026, Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, organizzato nell'ambito della rassegna Ponte in Fiore. Un'occasione per fare il punto, 60 giorni e spiccioli dall'evento a Cinque Cerchi, con i protagonisti e il gota dell'organizzazione, alla presenza anche del governatore della regione Lombardia. Miliardi di persone avranno la possibilità di conoscere i nostri territori e apprezzare le nostre capacità organizzative, ha detto Attilio Fontana, affrontando di fatto anche il tema delle opere legate alle Olimpiadi, diverse delle quali non ancora partite, ma già particolarmente avversate. Sono tutte opere che non dobbiamo dire sono state fatte per lo svolgimento delle Olimpiadi, sono state fatte in occasione delle Olimpiadi. Cioè noi abbiamo sfruttato l'occasione delle Olimpiadi per realizzare opere che comunque erano necessarie e fondamentali per il miglioramento della qualità della vita della Valtellina e anche di altre zone della nostra regione. Opere dunque che magari non saranno completate in tempo, ma resteranno nel tempo. In ogni caso, l'imperativo è quello di correre, adottare un passo olimpico. Dei lavori che attendavamo da decenni, li stiamo affrontando nell'arco di 3, 4, 5 anni, quindi comprimendo tutti quelli che sono i tempi ordinari, normali che ci sono. Però lo stiamo facendo, abbiamo finanziato queste opere, cominceranno i primi cantieri, alcuni sono cominciati ma da quest'anno si cominceranno a vedere i primi cantieri. È una grande opportunità sia di visibilità internazionale per la Valtellina ma anche per fare opere appunto attese da molti anni.